completamente un nuovo manufatto, si conterà il mio risultato di calcolo. E di questo ne parleranno negli interventi successivi. Il secondo tratto è pieno di fascino, siamo a San Marco, fate bene a vedere il Senato, basta pensare a cosa incontriamo dal punto di vista turistico, incontriamo la Ponte del Colonnato, la Ponte delle Gabelle, incontriamo la chiesa di San Marco, la storia, percorriamo via Padre dei Fratelli, giungiamo di Piazza Cavour, da Piazza Cavour andiamo via Senato, dove incontriamo l'archivio di Stato e quindi il palazzo dei Caposaldi monumentali di Milano. Il terzo tratto, San Damiano, Visconti di Modone, Francesco Sforza, su Francesco Sforza l'architetto Cassone vi illustrerà uno dei momenti di maggior fascino attraverso la possibilità di affacciare l'università statale, il giardino di Guastalla, ha ritrovato l'anello, immaginate dal punto di vista universitario, della città, della bellezza della città, quale può essere l'impatto che un'università può far vedere ai suoi studenti, alle persone che vengono dall'estero. Unitamente al progetto di riorganizzazione del Policlinico, siamo provati anche con loro, abbiamo visto che c'è piena compatibilità e che sarebbe una pagina molto bella, molto possibile. Infine, attraverso delle armi, gli amici scoprono la video d'Arsena, il sistema si chiude e confluisce, modificando, ne parliamo poi, penso anche di malare, modificando per quello che è necessario, il progetto d'Arsena per garantire poi l'immissione, piccole modifiche non gravose da effettuare, però meglio. Accennavo prima alla trasformazione della storia in modernità, e qua in queste immagini noi possiamo vedere le immagini, la Conca delle Gabelle, delle Colonnate, la Conca delle Gabelle, la Conca delle Colonnate, come era una volta, come oggi, e notiamo subito come oggi, nella seconda diapositiva, che esiste già il netto del bambino. Quindi lì si tratta praticamente, come si può dire, di far fluire l'acqua, non c'è da fare di grandi trasformazioni. Naturalmente sono problemi idraulici, da finire con l'acqua, non trascuro questi elementi, noi dobbiamo finire il nostro piano di fertilità, però il risultato atteso, come potete vedere, è questo, cioè è una vetrina di Milano che ritrova la sua acqua, adesso su gestione di prese del mio progetto Guardi Malara, naturalmente sono sottoposte alla votazione, allo studio di fattibilità, vedete come un'immagine da fissare nella mente, non come risultato finale del progetto. E così andando avanti, accennavo Senato, a livello di Stato, immaginate cosa può essere con un traffico ridotto in questa circolazione di traffico corrispondente alla tracciata della 94, per intenderci che è improprio per Milano, non è possibile che a poco passi da Roma ci sia uno scorrimento così veloce di automobili, non è la città terra, quindi riducendo il flusso di traffico, il messo da lì, vedete nella posizione reale in cui era spostato leggermente verso il centro della strada perché il Navigo, il lato interno, si affacciava, le case si affacciavano direttamente sul Navigo, diciamo la dorsale interna, ormai ci sono concentrati tutti sotto servizi, quindi noi non possiamo capire che le case non si possono affacciare direttamente. E poi questo per esempio è San Marco, immaginate una grande trasformazione, via Fate Bene Fratelli, vedete per voi, vedete questa piccola imbarcazione, fatta imbarcazione di 5 persone, quindi anche 2,5, 7-8-10 metri, quindi insomma piccolo mezzo, suona una funzione di rinnovamento, a mio avviso, fantastico della città. Naturalmente tutto questo percorso consentirà la convivenza anche della vita civile, quindi l'accesso ai numeri civici, la possibilità dell'emergenza per i mezzi di soccorso, una cittadinità, lo vedremo, però il progetto di fertilità, dato per scontato, tracciato, iniziato, il progetto che siamo partiti, abbiamo fatto una prima ricognizione sui problemi aperti, qua iniziano delle cose nuove, aspetto che magari qualcuno di voi ha già sentito. C'è il problema del mantenimento di linee di trasporto pubblico esistenti lungo il tracciato dei bambini, ad esempio la linea 94, la linea a cui tutti siamo affezionati, la linea efficiente del trasporto pubblico, e qua vedremo l'intervento di Carrara, l'architetto, sono
oggi che la via 94 è in gran parte hanno alcuni la tracciata della porta metropolitana e quindi noi potremmo ragionare su un percorso di sostituzione provvisoria della linea 94 se non si complete il tracciato della metropolitana, allora hanno le sue linee di forza, ma ne parleremo nel corso oggi. Poi abbiamo come si fa a convivere il naviglio ricostruito, la pista ciclabile con due sensi di percorrenza. Vedremo qual è il rilievo di questa pista ciclabile. Gli accessi veicolari per aereo sono, devono guardare tutti gli accessi per aereo, devono verificare tutti, quindi i diritti, diciamo, per ingressi delle persone tra casa loro sono garantiti, c'è la vita di emergenza, però vanno studiati. Dove è necessario fare delle attraversate del naviglio con ponti, il professor Alfredo Malara ci presenta qui, quando parlerà, un ponte fantastico, prende il ponte dell'Ottocento, però vediamo sul caso concreto che può vedere negli interventi contro il naviglio, dove si può risolvere attraverso un ponte molto semplice alcune attraversate. Poi sono le intersezioni con alcune stazioni, mezzanini, mezzoportanti esistenti di progetto da valutare, ma non ci sono forti contrarietà. Il problema della sosta veicolare e alcuni parcheggi interrati, per la verità uno che dà un problema è quello di via San Marco, perché via San Marco c'è il grande allargamento del naviglio, quindi la mente di un lago, vedete tutte le fotografie che hanno come sfondo il Corriere della Sera, e qua c'è